mercoledì 7 settembre 2016, benvenuti al terzo e ultimo appuntamento per oggi con l'informazione di Milano All News. Io sono Fabio Ranfi e ora vediamo i fatti principali della città e dell'Interland. Il Politecnico di Milano conferma anche quest'anno il suo primato nella classifica QS World University Rankings del 2016, infatti l'Ateneo Milanese è ancora la prima università italiana. Risultati molto buoni sono stati raggiunti nelle valutazioni della qualità dei laureati, della didattica e della ricerca. Guardando nello specifico alle discipline individuali, invece l'Università Milanese è al primo posto in Italia nei settori dell'ingegneria chimica, elettrica ed elettronica e dell'ingegneria civile. In quest'ultima disciplina, in particolare, il Politecnico è anche tredicesimo al mondo e quarto nel panorama europeo. Si è detto molto soddisfatto dei risultati ottenuti il rettore dell'Università Giovanni Azzone. In classifica, tra le altre italiane, compaiono anche l'Università di Bologna e la Sapienza. E ora parliamo di viabilità e trasporti, perché ATM comunica alcune modifiche di percorso per linee 63 e 64 a causa di lavori stradali in piazzale Perucchetti che dureranno per circa 2 mesi a partire da domani. L'autobus 63 non subisce cambiamenti in direzione De Angeli, mentre verso quartiere Olmi effettuerà regolarmente il percorso fino a via Mille Lire per poi svoltare in via Chinotto senza transitare per piazzale Perucchetti. La linea 64 invece subirà modifiche in direzione Molinetto di Lorenteggio, la tratta sarà quella consueta fino a Piazza Amati e poi invece di proseguire in via Novara svolterà a destra in via Chinotto prima di tornare regolarmente sul proprio percorso. Frutta fresca per la merenda di metà mattina, e questo è il progetto sperimentale lanciato da Milano Ristorazione, proposto già dallo scorso anno in alcune istituti, che da ottobre sarà adottato da tutte le scuole primarie della città per consentire a bambine e bambini di fare merenda in modo sano, acquisendo così fin da piccoli abitudini corrette e preziose per la loro salute alimentare. L'iniziativa, che riprende anche alcune sperimentazioni realizzate con la disponibilità di educatori e genitori, si propone di sostituire in modo completo la merenda acquistata dalle famiglie e consumata abitualmente a scuola, anticipando a metà mattina la somministrazione della frutta prevista a fine pasto. Il progetto è stato finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole. E di Milano Film Festival è giunto alla sua 21esima edizione. La rassegna si svolgerà dall'8 al 18 settembre, 11 giornate dedicate al cinema emergente internazionale, affiancate da un ricco programma di incontri con ospiti da tutto il mondo. Novità di quest'anno è il trasferimento del cuore della programmazione nel distretto creativo ex Ansaldo in zona Tortona. Le proiezioni si terranno allo Spazio Base, il nuovo hub artistico e culturale da poco aperto alla città, al MUDEC e nell'arena predisposta all'esterno, adiacente ai magazzini del Teatro della Scala. Restano confermati in altre zone della città sia il MIMAT che lo spazio Oberdan della Cineteca, punto di riferimento imprescindibile per gli amanti del cinema. E con questa notizia per oggi è tutto, e con l'informazione di Milano News per oggi possiamo chiuderla qui, ma non scappate perché domani ci ritroviamo domani mattina con l'edizione appunto del mattino e poi le edizioni giornaliere. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento quindi a domani e buona serata.